Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. George Floyd, le proteste travolgono gli Stati Uniti. Migliaia di arresti e coprifuoco in 25 città, da Los Angeles ad Atlanta. A Indianapolis la seconda vittima degli scontri, un uomo è morto in una sparatoria. Le proteste contro l'omicidio di George Floyd si moltiplicano. Migliaia di americani scendono per le strade scontrandosi con la polizia. Tanti anche i cronisti colpiti mentre stavano lavorando, inclusa una troupe di Fox News. Trump ha detto: non permetterò ad orde arrabbiate di dominare. Rider è caporalato. Nel chat lo schiavismo digitale sui fattorini Uber se puzza fuori dai coglioni, fattorini scrivevano. Fattorini costretti a implorare la paga. Nelle 60 pagine che hanno portato al commissariamento della filiale italiana della società di Gig Economy, gli investigatori e il Tribunale di Milano ricostruiscono i metodi. C'erano le punizioni, come il blocco degli account in caso di un lavoro che Uber e Fresh Road City ritenevano non svolto ottimamente. Insomma, le risate per il malato, addirittura per il malato convinto a lavorare. Tamponi, ora si va sul mercato, ma il progetto è una rete produttiva nazionale. Come ormai sanno anche i Sassi, in questa fase 2 o 3 bisogna tracciare i casi per evitare focolai incontrollati come quelli di febbraio. Per farlo serve fare i tamponi o una intelligente combinazione tra test sierologici rapidi e tamponi di controllo per chi risultasse in contatto col virus. Discarica di Bussi, il Ministero dell'Ambiente annulla la gara d'appalto per la bonifica. La protesta è che vittoria trasformata in una sconfitta. Il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente, Roberto Morassutti, rassicura che l'Abruzzo non perderà i 50 milioni destinati, ma il forum H2O attacca dicendo si vorrebbe far valere una criticità che addirittura non esiste. Sanità pubblica, il Covid ci presenta conto dei tagli effettuati. L'analisi della Corte dei Conti, così popolazione in difesa, dice. I magistrati contabili dicono l'insufficienza delle risorse destinate al territorio ha reso più tardivo e ha fatto trovare disarmato il primo fronte che doveva potersi opporre al dilagare della malattia, medici in fuga dall'Italia per mancanza di posti e stipendi troppo bassi. Notizie da Napoli e dalla Campania. Caivano, maxi sequestro di armi e droga in un appartamento al Parco Verde, un arsenale e oltre un chilo di stupefacenti nascosti in un appartamento abbandonato. La scoperta da parte dei carabinieri, appunto, in un appartamento abbandonato nell'isolato A3/4 del Parco Verde di Caivano. Questo è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. De Luca ha detto: epidemia dietro l'angolo, assistenti civici raddrizzatori di banane. Il governatore della Campania, ospite della trasmissione di Gramellini su Rai 3, ha detto: arriviamo al 3 giugno nella peggiore condizione possibile, bisognava prevedere altri criteri. Non credo che sia un delitto ragionare su come evitare eventuali focolai di contagio. Chi governa deve sapere che l'epidemia è dietro l'angolo, non alle nostre spalle. Lo ha detto proprio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo ad Aspettando le parole su Rai 3. Truffa dello specchietto nel napoletano, arrestati due giovani. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per truffa e resistenza a pubblico ufficiale due giovani di 25 e 24 anni, entrambi di Pomigliano d'Arco. Notizie da Treviso e dal Veneto. Si schianta contro il guardrail della Pedemontana e muore. Tragedia ieri sera dopo le 22, la Nissan Qashqai decolla dopo l'impatto, fatale per un cinquantenne.
Treviso, artigiani in crisi dicono abbiamo lavoro solo per 3 mesi. Un sondaggio di Confartigianato su 200 piccole imprese, appunto. Il fatturato e gli ordini sono crollati, dicono, le PMI valutano tagli agli organici. Treviso si svela l'ex Edison e a Madonna Granda il palazzo diventa una villa con piscine, nuove residenze di lusso nel cuore del centro storico. In via Carlo Alberto 4 appartamenti e un bistrò. Treviso, violenti pestaggi in centro e in fonderia, 2 ventenni autori degli accoltellamenti. Le indagini della squadra mobile erano partite dopo l'aggressione notturna a un veterinario al Ponte de Ferro. Vittorio Veneto, sgominata la banda albanese delle auti sotto sequestro, ormai 8 sotto sequestro sono andate armi e 8 chili di oro. I carabinieri insomma eseguono 25 fermi tra Veneto e Lombardia. La gang aveva fatto proprio razzia anche a Vittorio Veneto. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Finiscono con l'auto nel canale, si salvano salendo sul tettuccio. Un incidente nella notte a Raucedo, soccorsi 2 giovani passeggeri. Un incidente nella notte in comune di San Giorgio della Ricchinvelda. Un'auto con a bordo 2 ragazzi ha sbandato mentre percorreva la strada ponderale che costeggia il canale secondario di irrigazione del consorzio Cellina Meduna a Raucedo, finendo in acqua. Gemona, deposito di attrezzi in fiamme, una vasta colonna di fumo si è levata dalla struttura che è stata dichiarata inagibile. L'incendio a Gemona del Friuli in via Armentaressa, nella parte bassa della cittadina. A prendere fuoco una baracca utilizzata come deposito attrezzi. Dopo l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli e i volontari del distaccamento di San Daniele del Friuli. Le fiamme sono state domate in poco tempo. Lorenzo Mattotti, Antonio Albanese e gli Orsi di Sicilia. Venerdì 29 maggio c'è stato il terzo e ultimo appuntamento di Oresto in Sala, il circuito nazionale di sale di qualità del web. C'è stato questo terzo e ultimo appuntamento con gli eventi e appunto questo circuito di qualità di sale di qualità web, cui aderiscono Cinema Zero di Pordenone, il Visionario e il Cinema Centrale di Udine, l'Ariston di Trieste, il Sociale di Gemona e il Cine City di Lignano. Oltre 9.000 giovani senza sacramenti, cammini sospesi, la pandemia ha impedito ai bambini di fare la prima comunione e ai ragazzi la cresima. L'ennesimo sacrificio dei più giovani, quindi la messa è finita con l'emergenza appunto sanitaria. È stato impedito a tutti i fedeli di partecipare alle celebrazioni in presenza fino allo scorso lunedì 18 maggio. Oltre 2 mesi di assenza colmati soltanto in parte dalla televisione e dalla radio che hanno trasmesso le messe in diretta e dal web che, come ha detto l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, è diventato strumento di comunione. Fino al 2 giugno Tarvisio in fiore, inaugurata l'edizione 2020 della tradizionale mostra mercato primaverile. Quindi fino al 2 giugno Tarvisio sarà in fiore. È stata inaugurata questa appunto con la presenza del sindaco di Tarvisio Renzo Zanette, dell'assessore comunale a cultura ed eventi Antonio Pettarin e di Vincenzo Rovinelli di Flash, l'edizione 2020 della tradizionale mostra mercato primaverile che si chiama Tarvisio in fiore, che anche quest'anno abbellirà per 4 giorni con piante, fiori e arredi la piazza Unità. Saranno presenti stand dedicati alla cura di giardini e balconi con consigli utili per tutti da parte degli esperti del settore florovivaistico che sono presenti. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.